bella settimana santa in Puglia. Siamo questa mattina, sabato santo, a Canosa di Puglia, dove, come da tradizione, oggi c'è la processione della Desolata, un rito antico, un rito della tradizione canosina che richiama non soltanto i cittadini, ma anche persone provenienti da tutta la provincia di Barletta, Andria Trani e non solo. E vengo qua tutti gli anni per vedere la processione, perché è l'unica processione che si fa verissimo. Sono un po' emozionato. È una cosa che ti rende felice di vedere la Madonna. È una tradizione forte per noi qui a Canosa. Che cosa ti suscita quando la vedi? Che mi viene da piangere. Emozionante, insomma, questa processione. E ogni anno la vedete. Sì, io tanti anni fa pure sono andata anche a cantare e per me è un'emozione indescrivibile. Quindi. Per me questa processione è più emozionante e la più importante. Perché? Che cosa ti suscita? Le donne che cantano e la Madonna che va cercando il figlio. Un rito che si tramanda in generazione, con i bambini in processione, con i segni della passione e morte di Gesù e con le viole. Le viole è comunque il colore della Quaresima, comunque della Pasqua. Loro hanno in mano delle fiaccole e stanno ad indicare il lutto. Che cosa rappresentano questi bambini durante questa processione della Desolata? Allora, ogni bimbo rappresenta un mistero, diciamo uno dei simboli sacri utilizzati nella crocifissione e la passione di Cristo. Qui per esempio abbiamo delle candele portatrici di luce e ovviamente la processione si apre con un Vangelo che vediamo lì. E dietro di noi, ecco, abbiamo tutti i simboli della passione, però che sono riassunti nella croce centrale. Quindi abbiamo la croce, la frusta, il flagello, i chiodi, il martello e la corona di spine. Ognuno che deve ispirare appunto una conversione in tutti quelli che assistono a questo rito sacro, insomma, ecco. Suggestioni ed emozioni con le centinaia di donne, le donne in nero, così come le chiamano, nel comune della Sesta, provincia di Barletta, Andria Trani e non solo. Centinaia di donne che con il loro canto che si eleva al cielo narrano in parole e musica lo strazio di Maria.